Benvenuti alla prima puntata di Pillole di Sport. Ospite con noi oggi Fabrizio Donato. Ci facciamo raccontare qualche aneddoto della sua vita sportiva fino ad oggi, che è un allenatore di successo. Ciao Ciao a tutti, Fabrizio. ciao, grazie a te per l'invito, è un piacere, credimi. Allora, Sì, c'è molto da raccontare della mia vita, però dai. non so quanto tempo abbiamo perché servirebbe qualche mese di tempo, però vabbè. Allora. Io oggi spulciando su Google perché hai un palmarès immenso, hai vinto veramente tantissimo, quasi tutto quello che c'era da vincere. Abbastanza, dai, abbastanza. Qualcosa mi manca, però ormai è troppo tardi, ovviamente. Ti puoi rifare da allenatore, ti puoi rifare. Beh, certo. Soprattutto. Effettivamente, da atleta non ho mai vinto il diamante della Diamond League, da allenatore ne ho 22, quindi va bene così. Vabbè, Andy è un fenomeno, cioè io seguo la Diamond League su Sky, sulla Rai, che è veramente un fenomeno. Sì, è un Ecco, grande atleta, un grande prima campione. domanda. Sei stato più contento o hai in un certo senso hai detto mannaggia, mi ha tolto il record italiano? Com'è stata la No, no, sensazione in quel momento? no, no, contento, felice, gioia. Ti posso assicurare che sì, per quanto tenevo e tengo il mio record, ma come diciamo sempre, i record sono fatti per essere Sì, cancellati, mentre le medaglie restano a vita, ovviamente. ovvio. E penso pure che era ora che il mio record fosse battuto, anche perché l'Italia è una grande scuola di salto triplo ed è giusto che il record vada aggiornato, è giusto che il record vada avanti un pochino come tutti i record del resto, quindi troppo tempo è durato. Certo, vedo qui 11 anni, era Parigi, era gli Europei Indoor di Parigi. No, a dire la verità dal 2000, quindi 23 anni è durato, Dal 2000, perché però 17, 17-60 17-70. quello è quello outdoor, 17-73 di Parigi è indoor. Ok, no, io calcolavo Quindi record assoluto proprio, 17-73. sì, ma l'ho fatto indoor. Invece 17-60 l'ho fatto outdoor a Milano nel 2000. A Milano, sì. Quindi 23 anni. 23 anni è tantissimo. È tanto, sì. Tu sei nato a Latina e poi sei cresciuto sportivamente nell'Atletica Frosinone. Giusto, bravo, perfetto. E Prima poi a fu. 18 anni mi sono trasferito qui a Castel Porziano ad Ostia, alle Fiamme Gialle, dove ho intrapreso la mia Vabbè, carriera. tu ti sei allenato al campo delle Fiamme Gialle, ora alleni lì Giusto. Andy e tua figlia, che ho visto Mio figlio iniziato. e altri tre ragazzi, ho un gruppetto di Ok. ragazzi giovani che stanno crescendo piano piano e piano piano anche loro arriveranno a fare buone cose. Ok. Hai allenato anche Andrew Howe, che ha da poco ripreso la sua carriera. Sì, giusto. E dopo le Olimpiadi di Rio nel 2016 16. avevo deciso di continuare la mia carriera, avevo 40 anni e Andrew mi chiese una mano. E quindi partimmo con un folle progetto di allenarmi e allenarlo e tutto Ok. sommato qualcosa di buono riuscimmo a tirare Sì. fuori, anche perché Andrew dopo 10 anni tornò a saltare 8 Sopra metri di gli salto 8 metri, ad lungo. Ancona era. Io Bravo, sì. Dopo 10 anni di c'ero in corse, quella gara. 20:43 nei 200, quindi qualcosa di buono abbiamo Io fatto. c'ero a vedere quella gara, erano lui, Randazzo E e Marcel Jacobs. Marcel Jacobs, che Sì, poi si sposò bravo. sui 200. Era una Bravo, sì, gara giusto. folle. Bella, sì, bella, divertente, 804, emozionante. 803, 801, era una gara Sì, bravo, fino bravo, all'ultimo bellissimo. salto non si capiva chi potesse Sì, vincere. bravo, proprio così, bravo, giusto. Tu hai partecipato a 5 giochi olimpici. Sì, Forse sei giusto. l'atleta italiana che ha partecipato a più edizioni, nell'atletica parlo. No, condivido questo bel primato con pochissimi altri, di cui soprattutto di uno, gli altri non me ne vogliono, ne vado veramente fiero e orgoglioso, che si chiama Pietro Pennea. Indimenticabile, Pietro Mennea. Indimenticabile. Ma com'è nata la passione dell'atletica? Com'è nata? Beh, come succede spesso dalle scuole, con la famiglia, quindi i miei genitori appassionati di atletica, appassionati della regina degli sport, che è l'atletica, mi hanno avvicinato ad un campo d'atletica, è stato amore a prima vista, perché poi quando da piccolo, anzi, giocavo anche a pallone, al calcio, giocavo, però il gioco di squadra non piaceva per me e avevo bisogno di uno sport individuale dove io potevo esprimermi io da solo.
nel bene o nel male, ovviamente. E quindi il competere da solo, competere contro gli altri, competere contro il tempo, contro il metro, era qualcosa che mi faceva sentire bene e che mi dava gioia. Mi ricordo un po' la mia storia perché io ho iniziato vedendo Usain Bolt, poi e infatti mi sono avvicinato alla tecnica per questo motivo. Poi purtroppo Certo, tra impegni universitari, un ma infortunio ha immagino. crociato e ho Ah. smesso. Adesso ho ripreso da un mesetto a fare Ah. palestra. Io mi trovo anch'io a Roma in questo momento per l'università. Ah, ecco, bene. Allora, io ho visto che di 5 volte i giochi olimpici hai raggiunto una volta la finale, e però quella volta a Londra hai portato la medaglia di bronzo. Bravissimo, sì, Si può giusto. considerare forse la medaglia più importante della tua carriera, quella? Vabbè, è chiaro che il sogno di ogni bambino, di ogni atleta, è quello di partecipare ad un'Olimpiade. E così è stato per me all'inizio. La prima è stato un sogno che si avverava, ma poi, come succede spesso, l'appetito viene mangiando e quindi non mi accontentavo più del sogno, ma avrei voluto qualcosa in più. E poi c'è stata qualche Immagino. delusione, ovviamente, perché poi ne ho sbagliate qualcun altro, l'ho sbagliato ovviamente, perché è chiaro, vuoi per circostanze, vuoi per sfortuna, vuoi per poca bravura mia, poca bravura dell'allenatore, perché tutta una serie di circostanze che si vengono a creare, anche perché ricordiamoci che noi ci alleniamo, direi, 4 anni, prepariamo un quadriennio olimpico per Molto. una gara, e quindi in quel giorno, in quell'ora, in quella gara, in quei salti, tutto deve funzionare. E Beh, purtroppo certo. non succede spesso questa cosa. E a me è successo solo una volta in 5 Olimpiadi in 20 anni, quindi immaginate quanto tempo è passato. E quindi la mia quarta Olimpiade, io ho vinto la medaglia, è chiaro che ormai le speranze stavano quasi svanendo, perché ero grande, avevo 36 anni. E comunque saltato 17:48. Sì, è giusto. E quindi sì, forse è sicuro la mia medaglia più bella, che ricordo con gioia, ma sicuramente ricordo anche altrettanto con molto piacere, e beh, tutte le altre, perché poi sono tutte medaglie Eh sì, particolari, tutte le mie ovvio. medaglie hanno una storia particolare dietro. Mai nulla è stato Molto. facile, mai nulla è avuto per caso, e mai nessuna medaglia, mai nessuna vittoria è stata scontata. Però ricordo troppo, perché poi avevo 40 anni, mi allenavo da solo, allenavo Andrew, quando ho conquistato la mia medaglia d'argento ai campionati europei indoor a Belgrado. Anche quella la ricordo Nel 2017 molto era, bella. nel Sì, 2017 era Helsinki. bravo, sì, giusto. Quindi mi allenavo da solo, allenavo Andrew e ho E conquistato la medaglia d'argento in comunque campionato saltai europeo. ancora sopra i 17 metri. Bravo, e fu l'unica medaglia della spedizione azzurra addirittura. Sì, perché comunque Tamberi non No, era ancora. no, no. No, Tamberi era appena. Sì, da Da poco. poco si era fatto male. Si era fatto male Sì, alla gola. sì. Ecco. Sì, bravo. Allora, tu hai vinto anche una medaglia a casa nostra, a Torino. Sì, Com'è bella stato quella. vincere a casa nostra Ah. con quel tripudio di gente, immagino. Anche quella fu una medaglia stupenda, storica, che ricorderò per sempre, anche perché lì è la prima volta che portai mia figlia a fare il giro d'onore sulle mie spalle in campo, nel pistino. Quindi immagina l'emozione, immagina quanti di bei ricordi Bello. ho. È bello, bellissimo, perché vincere in casa con il calore del nostro pubblico, con una misura straordinaria, 17,59, dopo una qualificazione sofferta e anche una finale sofferta, perché in quella gara feci 4 nulli e 17,59, quindi immagina quanto fu L'ultimo salto. sofferta. Sì, al quinto salto 17,59 dopo 4 nulli. Quindi tutto, come dicevo prima, tutte le mie medaglie hanno una storia particolare dietro. Quindi prima tutti quanti andavano agli ultimi 3 salti di finale. In quell'edizione la finale era ad 8 atleti, quindi erano sicuri i Ah, 60 ok, in erano quella sicuri sei edizione. Non in salti. tutte le edizioni, negli anni sono cambiati vari Ok, regolamenti. sono cambiati In vari quella regolamenti. edizione si andava in finale in 8. Ok, parlando di regolamento, nell'ultimo tempo c'è stata quella polemica sui salti nest in lungo e triplo, sul nullo che si conta anche l'asse della gamba. Tu Sì. come Beh, la vedi? è una regola che a me non piace, perché è chiaro che è troppo a discrezione del giudice, dell'arbitro di pedana. Anche se le immagini sono chiare, è evidente che spesso ci sono degli errori.
Quindi si pensava di ridurre il margine d'errore, invece a me mi sembra che è stato quasi amplificato, Sì. perché ci sono degli errori talmente palesi che onestamente non va bene, non va bene. Ma tanto Ci c'è. vuole una tecnologia, secondo me, più sofisticata, più accurata, più precisa. Oggi esistono barriere, raggi laser Sì, che esiste di possono tutto. aiutarci. Ma anche c'è la Che posso, certo. plastilina. Si Sì, vede se certo. tocchi la plastilina. Sì, anche lì, però è chiaro che alcune volte la rugna del piede non lascia la plastilina perché gli chiodi sono alti, anche lì c'è qualcosa che da rivedere ovviamente, Quindi la però tecnologia. quindi dico, oggi la tecnologia ci può aiutare, la tecnologia è in campo, come vediamo che è in campo, ed è giusto applicarla anche nei nostri salti, giustamente. Allora, tornando al passato, com'era la tua routine giornaliera quando ti allenavi? Utilizzando una parola, maniacale. Io sono sempre stato un perfezionista, non ho mai lasciato nulla al caso. Io curavo ogni minimo particolare della mia vita privata, sportiva e chi più ne ha più ne metta. E ho sempre detto che io avrei smesso il giorno che non avrei avuto più rimpianti. Io oggi ti dico che non so se sono uno dei pochi, ma molto spesso parlo con i miei colleghi che hanno smesso da qualche anno e tutti hanno dei rimpianti. Tutti dicono se avessi provato, se ci avessi provato, hanno tutti dei rimpianti. Io ho smesso. E non ho rimpianti. Più di quello che ho fatto non potevo fare, perlomeno ad oggi questo è quello che penso. E la mia vita quindi era tutta incentrata sull'atletica, sul salto triplo, dal primo minuto in cui mi svegliavo all'ultimo minuto in cui andavo a dormire. Quindi dal riposo, dall'alimentazione, dalla prevenzione all'allenamento, ero molto perfezionista ed oggi lo pretendo ai miei atleti, ovviamente il mio Giusto. perfezionismo. Faccio un po' di fatica perché non tutti riescono ad entrare nella mia mentalità, perché poi è chiaro che io Chiaramente. devo trasmettere un qualcosa ai ragazzi e ognuno ha la propria educazione, ognuno ha il proprio percorso sportivo e faccio un po' di fatica, ma lo capisco, è normale che sia così, anche perché non posso pretendere che gli atleti facciano la mia atletica. Però io cerco di spiegare agli atleti qual è il professionismo. Poi ognuno intorno al professionismo deve creare la propria identità, deve creare Certo. il proprio professionismo, che si può distaccare un pochino dal fulcro, ma più o meno il professionismo deve girare all'intorno. Beh, io sentivo un'intervista di Tamberi che il padre per allenarlo gli aveva dato una lista di regole da seguire, come se fosse un contratto. Sì, è chiaro che. Ma già ti dico solo semplicemente questo, che poi io ero uguale. Nella follia di Tamberi, no? Perché Tamberi è un folle, un buon folle, ovviamente, nel senso buono, riesce a cambiare il suo corpo, il suo fisico in breve tempo. Vuol dire che dietro c'è un lavoro incredibile anche sui particolari, tra cui l'alimentazione. Sì, Oggi i nostri ragazzi non cambiano. Io solo guardandoli dal vivo, in televisione o in pedana, a distanza di mesi, non c'è un cambiamento. Non posso pensare che un ragazzo che cura dei particolari, che si allena, che dovrebbe fare una vita sana, che dovrebbe mangiare in modo sano, il proprio corpo non subisca dei cambiamenti. Già, quello è il primo segnale che mi fa capire che c'è qualcosa che non va. Jimbo nell'arco di pochi mesi, poche settimane cambia drasticamente. È sì, io capace di arrivare in infatti. pedana a gareggiare la prima gara, che ha la percentuale di massa grassa, massa magra X, e arriva all'Olimpiade Mondiale completamente trasformato. Quello ci dimostra quanto cura ai particolari, perché anche quello fa la differenza. Io ricordo l'anno scorso, sempre parlando di Tamberi, che tra l'altro è il tuo successore come capitano della Come nazionale. capitano, sì. Com'è fare il capitano della nazionale? Cioè, è una Ah, grossa bello, responsabilità. bello, bello, una bella responsabilità, anche perché poi c'è anche l'aspetto psicologico del capitano. Intanto tu devi trasmettere ai ragazzi serenità e dei valori, ma allo stesso tempo devi cercare di far bene in gara, perché se il capitano sbaglia la gara e va male, è un Ovviamente. messaggio secondo me che non va bene. E io non Esatto. sempre ci sono riuscito, alcune volte mi sono sentito un po' in difficoltà. Però è così, però è una bella responsabilità, è una cosa Beh. che consiglierei a tutti perché è un percorso di crescita, è una bella esperienza, è qualcosa di bello, veramente bello. Quindi adesso fai l'allenatore a tempo pieno, praticamente. Certo, sì. Forse fatico più adesso che prima da atleta, non te lo nascondo, anche perché è chiaro che ho una responsabilità enorme. Io ho sulle mie spalle la vita di 4-5 ragazzi giovani che credono in me, che credono nei miei programmi, che credono nel mio modo di vedere l'atletica. E purtroppo il nostro sport è molto atroce. Non sempre tutti gli sforzi che noi facciamo ci ripagano.
Quindi per me è una responsabilità doppia, tripla, parlando di salto tripla ovviamente, ma è così, è giusto che sia così. Ho preso questo impegno, ce la metto tutta, cerco di trasmettere a loro il più possibile. Potessi saltare io per loro, ma non posso ovviamente. Però è bello perché poi quando si riesce, quando un allenatore riesce a ottenere qualcosa con gli atleti, vedere la gioia negli occhi di questi ragazzi è qualcosa che mi riempie il cuore. Tu prima parlavi del fatto che è una grossa responsabilità, più che altro perché oggi la gente si ricorda sempre dell'ultima gara, cioè non va a vedere magari il palmarès o la storia di un atleta. Purtroppo se si sbaglia si è etichettato come quello che ha sbagliato quella gara, come se sbagli l'appuntamento importante, non vai a vedere quello che hai vinto magari come è successo a Marcel, che ai Sì, allora, mondiali, che magari... questa però è una mentalità prettamente italiana, te lo posso assicurare. Sì, Purtroppo, purtroppo io sì. direi, perché quando si è atleti ci si ricorda solo delle gare sbagliate, perché in qualche modo, poi oggi di leoni da stira ce ne sono tantissimi, e in qualche modo ti devono criticare, ti devono in qualche modo per forza andare contro. Quando poi si smette, ci si ricorda, passami il termine, del morto, no? Dice, ma scusa, ma perché quello che dite adesso che ho smesso non lo dicevate quando ero in attività, mi dico? Ma è incredibile questa cosa. Sai quanta gente da quando ho smesso poi mi ha fatto complimenti, interviste, elogi, ma nessuno mi ha più parlato delle mie gare sbagliate. Mentre quando gareggiavo parlavo solo delle gare sbagliate. Ma perché? Sì. Mi domando e dico. Perché ci ricordiamo solo quando un atleta è troppo grande e sta smettendo, addirittura qualcuno quando non c'è più addirittura di quegli atleti. Mennea per anni è stato dimenticato. Dimentica, io ricordo benissimo. Anni prima di 2000, dimenticato, Sì, poi per nessuno, fortuna è nessuno, certo. tornato. È incredibile questa cosa. Ma io penso che è una cosa italiana, perché noi in Italia ci ricordiamo solo magari ci ricordiamo di atleti più che altro stranieri, cioè se, di Bolt, ci ricordiamo, noi prima di Bolt abbiamo avuto Mennea, noi avevamo il re della Certo. velocità, avevamo Mennea, avevamo Sara Simeoni, avevamo comunque la Di Martino, Antonietta Di Martino, Gabriella D'Orio, ci Isabella abbiamo di Dori, tanti, Fabrizio mezzo fondo Moni. italiano, il mezzo fondo italiano, Mennea, Antibo, Panetta, Stefano Me, ma ce ne abbiamo di Sì, tanti, ce ne abbiamo, tutti, tantissimo. eppure si fa fatica a ricordare i nostri eroi, chiamiamoli così. E ti Sì. posso dire che io oggi sto girando molto il mondo perché, come hai visto, giro tanto, mi riconoscono tutti e sono apprezzato da tutti all'estero, tranne che dagli italiani. Allora, io adesso ti Nessuno, mando. scusa, nessun italiano. Nonostante quello che io ho fatto con Andy, che abbiamo fatto il nostro percorso, che è partito da lontanissimo, è partito. Non è partito con il salto triplo, è partito per aiutare la vita di un ragazzo. Poi siamo arrivati al salto triplo. E nonostante tutto ciò, nessun italiano, soprattutto nel mio settore, ha avuto l'umiltà di dirmi bravo, vabbè, ma non ho bisogno del bravo, o la curiosità di capire come abbiamo fatto, come faccio, come fa Andy a avere una costanza, una media di prestazione così alta che raramente al mondo hanno ottenuto. Forse Jonathan Edwards ha ottenuto Sì. la sua media, forse, e non sono manco sicuro, perché Andy nelle ultime 15-20 gare non ha sbagliato una gara, No, non ha ha sbagliato vinto niente, io le ho tutto e ha viste saltato tutte. sempre 17,50, 17,60. Mo Sì. togli la garetta che abbiamo dovuto fare per va bene, quello non fa testo. Eppure nessuno in Italia, nel mondo tutti, gli americani, i cubani stessi mi hanno contattato e mi hanno detto come hai fatto a dare ad Andy questa consistenza tecnica. Noi non ci siamo mai riusciti, i cubani stessi. Il suo ex allenatore, gli americani, faccio dei nomi, Clay, Bernard, con cui abbiamo incontrato adesso Eugene, no? Bernardo E e Clay, Eugene, sì, Bernard che... ho visto che vi siete avvicinati tu e Sì, sì, Bernard. Ho sì, sì. E mi visto sulla chiedevano, Rai. come lo alleno, cosa facevo io, come mi allenavo, sono un curiosino, vorrebbero venire in Italia. Ma c'è tutto un movimento dietro di curiosità, ma che ho anch'io, perché anch'io mi interfaccio con gli atleti, con i tecnici, cerco di capire. Ho È parlato tanto con normale, ma Paolo perché... Camossi in Cina, ho parlato tantissimo con Paolo Camossi per capire la sua idea di allenare la velocità, ma perché mi incuriosisce, perché voglio crescere come tecnico. Io non penso di saper tutto, è ovvio, anche perché nel nostro mondo io ho capito una cosa. Nessuno sa niente. Che nel momento in cui pensi di aver capito qualcosa, è il momento giusto che non hai capito nulla. Il nostro Ovvio. mondo è infinito, non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di provare, non si finisce mai di testare. Bisogna essere curiosi e avere la capacità di interfacciarsi con le persone, semplicemente parlare, nulla di più.
Questo rosicare, questo continuo avere invidia Non ha verso gli altri, non senso, porta da non ha nessuna senso. parte, perché crei solo astio e crei solo rigidità. Perché tu, atleta, che tu a tecnico che dovesse trasmettere dei valori ai tuoi ragazzi, perché ricordiamoci che un tecnico oggi deve essere per prima cosa un educatore, Ovvio. non puoi trasmettere ai tuoi atleti pensieri negativi, non puoi negatività, non puoi, non è giusto, non è giusto. Io ti Mi devi faccio. credere, mi devi credere. Io in 21 anni con il mio allenatore Roberto Pericoli non l'ho mai sentito parlare male di un tecnico e di un atleta. Mai. Invece a me è capitato con il mio primo allenatore, io infatti poi dopo 2 anni ho mollato e sono Certo. ritornato nel 2016 con un nuovo allenatore Certo. che mi segue Anche tuttora. perché io vorrei dare un consiglio ai tecnici. Anziché preoccuparsi di me, di Andy, che è giusto o non è giusto che sia diventato italiano, ne potremmo parlare quanto volete e come volete, io non ho problemi, io sono aperto, io so quello che è giusto e quello che è sbagliato. Non è che con me, io non dico quello che ho fatto io, quello che faccio io è giusto e basta. No, io sono aperto, parliamone. Ok, c'è qualcosa che può andare bene, qualcosa non va bene, Ovvio. eticamente è sbagliato, eticamente è giusto, avremmo potuto, avrebbero potuto, ma non dipende da me. Dipende dalla federazione, dal CONI e dalla World Athletics. Se quello che abbiamo fatto noi con Andy è tutto regolare, un percorso alla luce, agli occhi di tutti, eppure siamo criticati, ma anziché pensare a noi, secondo me dovrebbero pensare come fare ad allenare i propri atleti per farli migliorare. Giusto. Secondo me, perché sprecare energia e pensare a noi? È Ma incredibile questa io cosa. quello che penso, alla fine voi non fate del male a nessuno. Se Andy ha avuto, avuto il piacere e ha oggi il piacere di sentirsi cittadino italiano, perché devono rompere le scatole? Uno alla fine. Perché c'è questa mentalità che qualcuno viene in casa nostra e ci toglie qualcosa. Però ci facciamo sempre belli dei valori, che oggi mettiamo in campo, no? L'etica, il fair play, porgere, allungare la mano, porgere l'altra guancia, e che più ne è. E poi dopo nel concreto però, no, Non si fa niente. siccome lui è venuto in Italia, ci toglie qualcosa a noi perché i nostri ragazzi italiani non hanno più spazio. Ma lo sport è così. Il rapporto è sul campo, è il metro, è il tempo Esatto. non possiamo andare a gareggiare con la speranza che non ci siano gli altri. È una mentalità perdente questa. Esatto. Se noi dobbiamo sperare che nessun in Italia non naturalizziamo nessun atleta, altrimenti tolgono spazio ai nostri atleti, è una mentalità perdente, perché significa io vado a gareggiare con la speranza che non ci siano gli altri. Ma non Esatto, funziona così. Ma non ma funziona così. in tutti gli sport Ma in ti tutti gli faccio sport è l'esempio. così. Eppure questa è la mentalità, Sì, purtroppo. ma faccio anche l'esempio adesso del calcio, che abbiamo naturalizzato, come si chiama, Retegui, abbiamo naturalizzato Jorginho, ora non so se tu segui il No, calcio. poco, poco, no, poco, Ok, poco. e beh, io giustamente stando sui social, lavorando in questo mondo, Certo. vedo tanti miei colleghi che si lamentano, ma tolgono spazio ai ragazzi italiani. Ma scusate, ma se un atleta vuole e merita di stare là, non toglie il posto a nessuno. Non toglie il posto a nessuno, semplicemente è più meritevole di stare là. Sì, ma con me sfondi una porta aperta, credimi, però si fa fatica a far passare questo. Poi è chiaro, io sono di parte perché sto di qua, ma cerco di essere abbastanza lucido e cerco di ragionare. Mi piacerebbe ragionare e poi parlare di queste cose. Negli anni 90-2000, io e Camossi ci siamo ritrovati nel decennio storico dove il salto triplo mondiale era in Europa. Contrariamente da oggi, Oggi è in oggi Cuba, in in Europa non Sud c'è America. nessuno. Non c'è nessuno, ma non ci siamo mai lamentati No. perché in Europa c'era tutto il salto triplo, c'era da Edwards, c'era il Friedrichs, Christian Olsson, Idou, chi più ne ha Tu più ne metta. Tu stesso. sì, io Paolo, non ci siamo mai lamentati perché No. funzionava così. Per noi europei, mondiali, olimpiadi era uguale. Siccome negli ultimi Ovvio. decenni il salto triplo in Europa è sceso e quindi non c'è più nulla, Beh, picciardo adesso, eh. i nostri ragazzi cercano di aggrapparsi a qualcosa in Europa per cercare di avere un po' di visibilità, ma è una mentalità comunque perdente. Non si può pensare di gareggiare dove non ci siano gli altri e con la speranza che qualcuno non ci sia. Non è questa la mentalità, mi No, dispiace. anche perché alla fine comunque ti devi confrontare anche con il resto del mondo. Magari tu sei più forte in Europa dove magari tu dici non c'è nessuno, ma alla fine i fatti arrivano, alla fine tu devi comunque andare ai mondiali, devi comunque andare agli Olimpiadi. Sì, così, certo, è ovvio. Ecco, tu prima parlavi di un'involuzione in Europa e di un'evoluzione in, chiamiamolo, resto del mondo, più che altro Sud America. Basta vedere
Willy Marrocas, Picciardo. Sì. Che cosa è cambiato in Europa e che cosa è cambiato? Non lo so. Brava domanda. Allora, nel resto del mondo, nel Sud America, nel resto del mondo, più o meno le caratteristiche dei ruolatori sono sempre state quelle, e tutto sommato ci sono sempre stati più o meno. Adesso è più evidente perché in Europa non ci sono, no? Sembra che loro abbiano fatto un salto di qualità, ma non ho l'impressione che loro abbiano fatto un salto di qualità, ho l'impressione che il livello europeo si sia abbassato, ma non so perché, non so darti una spiegazione, onestamente. È difficile dare una spiegazione a questo fenomeno, se devo dire la sincera verità. Quindi faccio fatica a risponderti a questa domanda. Ok, allora tu alleni anche tua figlia. Sì. Com'è conciliare il lavoro da allenatore con il ruolo di padre che hai? Cioè, oggi si vedono sempre più casi di genitori che allenano i figli. Secondo te è un pro o un contro allenare i figli? Ma allora, io è chiaro che devo essere abbastanza lucido, abbastanza realista. Ho un compito, un ruolo unico, ho la fortuna di avere un Certo. rapporto con mia figlia unico. Mai mi sarei immaginato di arrivare a tanto, avere un percorso del genere con lei, mai mi sarei immaginato di allenarla, mai mi sarei immaginato forse che lei un giorno potesse vincere un titolo italiano juniores nel Santo Certo, Triplo. io ho È visto la gara, ho visto tutto, tutto. Ho i è brividi tutto solo a così pensarlo strano, perché. così. Ti dico solo che con lei ho fatto un percorso unico che pochissimi penso abbiano fatto in Italia. E ho rispettato la sua crescita, ho cercato a lei di insegnare il salto triplo e non di allenarlo, perché c'è una bella differenza fra l'insegnare ed allenare. Oggi tutti gli allenatori allenano, nessuno insegna, te lo posso assicurare. Io a lei fino allo scorso anno ho insegnato, mi sono occupato di insegnare a lei la La tecnica di corsa, tecnica. mi sono occupato di insegnare a lei la tecnica di salto e la tecnica di sollevamento pesi. E altre persone si occupavano di allenarla, tra cui alcuni ragazzi delle fiamme gialle giovanili, ovviamente. Poi col passare degli anni questa condivisione con questi tecnici è sempre stata un po' meno e quindi più dalla parte mia, e nell'ultimo anno ho iniziato ad allenare Greta. Quindi Greta si allena con me da un anno fondamentalmente e i risultati si stanno vedendo. Beh, sì, Ovviamente, è comunque. stato un percorso di crescita unico, più o meno simile a quello che ho avuto io, ecco perché io sono stato anche un atleta molto longevo, perché avevo iniziato anche molto tardi a fare atletica, teoricamente, anche se ho iniziato presto, perché comunque su di me sono stati rispettati alcuni tempi, tutti i tempi dello sviluppo, dell'età del Beh, ragazzo, sì. Hai dell'adolescenza, che è stato un percorso e così ho fatto con iniziato lei. da Ci professionista a 18 abbiamo anni. Rimesso con lei qualcosa a livello giovanile, quindi da cadetta, da allieva, va bene, ma non importa. La tecnica inizia adesso. Io a lei ho sempre spiegato che quando le altre avrebbero smesso, lei avrebbe iniziato. E più o meno sta andando così, perché le altre sue coetanee sono più o meno ferme in quelle misure, sono già qualche anno che saltano quelle misure, noi stiamo arrivando. Io confido che da adesso in poi Greta continui a Beh, crescere, sì. ovviamente, considerando il suo percorso. Lei fa solo triplo, ho visto anche fa il lungo, anche tu hai Anche lungo, fatto sì. per un periodo lunghista. Sì, bravo. Allora lei fa anche lungo, avremmo voluto fare anche qualche gara di 200, ma non siamo riusciti a incastrarla quest'anno, il prossimo anno riprenderemo anche qualche gara di 200. Io ho fatto il lungo, ma il lungo l'ho fatto veramente poco, lo utilizzavamo come mezzo di trasformazione e avvicinamento al salto triplo. Questo perché? Perché il salto triplo è molto traumatico e quindi Sì. gareggiare all'inizio stagione, subito nel salto triplo, diciamo, mi faceva correre dei rischi. Ma sappiamo bene che per trovare la condizione, per far sì che la mia condizione crescesse, avevo bisogno di delegare, avevo bisogno. Eh sì. E quindi il salto in lungo era il miglior mezzo per poter fare questo, per andare a gare per gareggiare e correre pochi rischi. E tutto sommato mi difendevo 8-0-3, quindi. Beh, non sono misure da poco. No, Però infatti. tu parlavi anche di trasformazione, che è un po' quello che fa anche Parissa e a Pechino, che lei indoor fai 60 magari per trasformare la preparazione invernale, Sì, prima di dedicarsi ormai, al lungo. sì, bravo, ormai negli ultimi anni si tende ad utilizzare strategie anche un po' diverse rispetto a anni dietro, quindi utilizzare gare anomale per noi, chiamiamole così, che sia il lungo, che sia 60, che sia un 200, non lo so, appunto per far crescere il motore, per trasformare un pochino l'allenamento e far Certo. sì che il motore possa iniziare a girare con intensità superiori. Io prima avevo sentito che tu dicevi, tu hai bisogno di gareggiare per arrivare in condizione. È un po' il ragionamento che fa anche Jimbo, perché lui dice, io in allenamento non mi diverto, io voglio vedere, voglio gareggiare perché in allenamento magari stando da solo
non do il massimo, magari. Non riesco ad arrivare a quello che voglio arrivare. Certo, sì, più o meno funziona così. Diciamo che le intensità e gli stimoli che la gara crea al nostro corpo è impossibile ripeterli in allenamento. O Certo. soprattutto nel salto triplo è impensabile saltare con velocità troppo alte, Beh, sì. perché si corrono rischi troppo alti. Le tensioni che noi riusciamo ad avere in gara, quindi con l'adrenalina della gara, con la tensione della gara, è impossibile ripetere in allenamento. Ovvio. Quindi solo la gara ci può aiutare a far crescere l'intensità e di conseguenza a prendere il ritmo gara, con i rischi ovviamente che una gara può portare, questo Beh, è sì, ovvio, ma la effettivamente. gara è fondamentale. Io la gara ho sempre detto che è il valore aggiunto, quello che si riesce a fare in gara è impossibile ripetere in allenamento. La gara fa fare delle cose uniche che alcune volte hanno sorpreso anche me, non pensavo di poter ottenere dei risultati e poi dopo la gara, il valore aggiunto della gara mi ha portato a fare cose straordinarie. Sì, beh, ovviamente una gara ti dà tanto, ma e ti spreme tanto, non solo a livello fisico, Anche ma più a livello mentale, psicologico. psicologico, certo, Considerando che certo. oggi in media un atleta prepara due appuntamenti importanti all'anno, cioè seconda stagione indoor e stagione outdoor, bisogna avere due picchi di forma ogni anno. Giusto, E perfetto. Sì, comunque è proprio uno così. Non è facile. stress. Uno stress a livello fisico, mentale, tutto. Io Infatti, ho parlato con Tambiri e lui ha detto: io mai come per le Olimpiadi mi sono sentito stressato a livello fisico, ma più che altro a livello mentale. Ma perché certo. comunque una persona investe tutto su una Certo. gara. Certo. No, no, ma è proprio così che funziona. Perché poi è chiaro che si innescano dei meccanismi nel corpo umano, la mente umana, incontrollabili, difficili da controllare. E quindi creano un consumo di energie, di energie nervose, energie fisiche, portano al dimagrimento, portano a dormire poco. Poi, cioè tutto, il corpo poi è aggredibile, il corpo, crea delle difese, crea delle reazioni uniche, incontrollabili. Sì, beh, immagino. Allora, se tu dovessi scegliere una gara che ti rappresenta, l'apice della tua carriera, quale sceglieresti? Beh, ma più o meno l'abbiamo già citata. Londra, Londra sceglieresti e Londra. Belgrado. Ah, Londra e ok. Belgrado. Per motivi che ho detto prima. Londra è il sogno olimpico, Belgrado sono riuscito anche da solo, allenandomi da solo e addirittura Sì. allenando Andrew. Quindi un'ulteriore soddisfazione personale. Tu hai Che mai. poi è un pochino la storia di Jimbo, no? Palù non si è Sì. allenato da solo, si è allenato con Giulio, si è allenato, ma lascio l'allenatore il padre, mi alleno quando allenatore e vinco comunque, no? Però noi oggi, per esempio, su Marcel viene detto questo, no? Ci è riuscito Jimbo, ci può riuscire anche Marcel. E io aggiungo, ci sono riuscito anche io comunque allenandomi da Sì. solo. Però c'è un problema di fatto, che noi stiamo citando chi ci è riuscito, ma quanti non ci sono Quando non riusciti? sono uscito? Il problema è quello, che il 99,9% non ci è riuscito. Poi No. noi prendiamo esempio sempre dei migliori, è ovvio, è giusto prendere esempio dei migliori, quindi ci è riuscito Jimbo, ci possono riuscire tutti. Ci sono riuscito io, ci possono riuscire tutti. Ma Jimbo tempo fa mi chiese delle cose, come avevo fatto allenandomi da solo. Abbiamo parlato tanto con Jimbo, infatti Sì, sì, sì. ricordo questa cosa. Però stiamo attenti, perché non è così scontato, anzi, se ci fosse una casistica, ma io non so se esiste, ma non penso che esista, secondo me, Penso sono. si contano sulle punte delle dita quelle che riescono. Sì, beh, io anche, cioè nel mio piccolo, anch'io sono migliorato cambiando allenatore, ma perché comunque avevo la mente più libera e non avevo pressioni, cioè comunque il fattore mentale fa tanto, secondo me. Certo, no, sicuro, sicuro, sicuro che è così. Però c'è da dire una cosa, che molto spesso, perlomeno questo ci dicono, questo si legge sui libri, che per assimilare una nuova metodologia di allenamento, quindi un nuovo programma di allenamento con un nuovo allenatore, occorrono anni, occorrono. È È ovvio. rischioso cambiare A l'anno un anno olimpico, dalle Olimpiadi. ed è rischiosissimo. Che Infatti. poi Jimbo, fondamentalmente, boh, io nel dettaglio non conosco la nuova programmazione di Jimbo, ma non penso che si sia allontanata troppo da quella del padre. No, non Anche perché credo. Jimbo è atleta, allenatore, coach, è un po' tutto Jimbo, Beh, insieme a sì. Giulio, insieme al suo team, è normale. Io penso che Jimbo metta bocca anche sulla programmazione, è normale.
E poi è chiaro che c'è Giulio che guida, ma questo penso che sia logico, non ci vuole uno scienziato a capirlo. Ma sì, ovvio. Invece un conto su un atleta normale che cambia allenatore, quindi deve in qualche modo assimilare la nuova metodologia di allenamento, i nuovi stimoli, non è facile, non è facile. No, assolutamente non è facile, più che altro perché comunque quest'anno ci sono appuntamenti importanti ed è un rischio clamoroso perché Enorme. magari puoi anche arrivare all'appuntamento o al top che fai la performance della vita oppure magari floppare di nuovo ed è un Certo, rischio sì, ma clamoroso. è chiaro, il rischio troppo, tanto grande, troppo, Sì. però Beh, chi vivrà vedrà. sì, ovvio. È chiaro che io spero che lui vada forte e che corra, per carità, non, è 60, non lo so, è ovvio, io È glielo auguro, glielo ovvio, spero, ma bisogna ovviamente. mettere ovviamente sulla bilancia anche il rischio di non riuscire, è ovvio. Beh sì, perché comunque tu avresti cambiato adesso, se avessi avuto l'opportunità, avresti aspettato. Io ho cambiato alla fine del quadriennio olimpico dopo Rio. Io ho gareggiato a Rio, tornavo da Rio, ho parlato con Roberto, mio allenatore, che poi io sono un atleta anomalo anche in questo, anche perché, come dicevo prima, io sono stato 21 anni a fianco di Roberto, sono stato 21 anni al mio fianco, e ho sempre detto a lui che io non avrei mai cambiato allenatore, nel bene o nel male, perché ho sempre pensato che quell'uomo che mi era a fianco, che mi è stato in qualche modo fratello, zio, padre, amico, allenatore, chi più ne ha più ne metta, ha combattuto con me e anche Beh, gli alle ovvio. annate che ho saltato poco e sono state tante, non ho mai pensato di doverlo cambiare. Ho sempre pensato che avremmo dovuto trovare una soluzione insieme. Ho sempre pensato che Chiaro, lui non è che si divertiva a farmi saltare poco, è ovvio. chiaro. E No, ovvio. quindi in qualche modo abbiamo stretto i denti, ci siamo confrontati, abbiamo cercato soluzioni, abbiamo cercato di risolvere le problematiche tecniche, ma non è mai passato nel mio pensiero l'idea di cambiare allenatore, ma per rispetto della persona, perché io non posso pensare che siccome non si riesce in un gioco che si chiama atletica, che si chiama salto triplo, io debba da mettere da parte una persona, un essere umano che per me ha fatto tutto. Questa cosa è una cosa che per me purtroppo funziona così. Beh, Ci sì, avrò anche comunque. rimesso, probabilmente, nella mia mentalità ci avrò anche rimesso qualcosa, probabilmente, non lo so e non potremo mai saperlo. Ma parto dal presupposto del rispetto della persona, dell'uomo che mi sta a fianco. Poi si vince, si perde, si riesce, non si riesce, non importa. Quella persona si è dedicata a me, anima, vita e corpo, e io il minimo che potessi fare era quello di rispettarlo e di non dargli un calcio nel sedere. Sì. Comunque hai fatto una scelta di vita sposando quel progetto, hai dato Poi ripeto, tutto per quel questo è il progetto. mio pensiero, io avevo persone a fianco speciali che solo lui poteva starmi a fianco. Lui e mia moglie, io due persone, lui e Tra mia l'altro moglie, io e attivita due anche persone. lì, Sì, mezzofondista è accasata anche Patrizia. lei, perché non è facile stare al mio fianco, questo ne sono Sì. consapevole, e probabilmente questo nostro rapporto così lungo è dovuto anche al fatto che lui è riuscito in qualche modo ad assecondare il Fabrizio un po' particolare. Beh, sì. Allora, ora che sei comunque nel mondo dell'atletica, ma non sei più atleta, ma sei allenatore, come vedi il movimento atletico che si sta espandendo? Secondo te è dovuto solo alle medaglie olimpiche o c'è qualche lavoro di programmazione dietro che sta avvicinando i giovani? Allora, devo dire che secondo me non abbiamo scoperto l'acqua calda, bensì c'è probabilmente una serie di c'è un cambio generazionale di tecnici. Oggi finalmente i nostri tecnici sono tutti giovani. Se andiamo sul campo sono tutti giovani i nostri tecnici. E c'è qualche tecnico storico che in qualche modo sta guidando i giovani. Faccio un esempio, visto che è il più citato, Di Mulo, che è un tecnico Ok. storico che in qualche modo sta guidando la velocità italiana. Quindi io penso che ci sia proprio un cambio generazionale di tecnici e grazie a questo nuovo cambio, grazie alla nuova mentalità, una mentalità più aperta, giovanile, e lo scambio di informazioni, i social, stiamo riuscendo ad ottenere dei risultati, io penso questo, anche perché i talenti li abbiamo sempre avuti e ci saranno sempre. Il problema è solo uno, sfruttare i talenti, anzi, avere la capacità di gestire talenti. Ci vuole conoscenza, ci vuole sapere, ci vuole soprattutto esperienza. Ma poi soprattutto ci vuole anche tanta lucidità, perché Certo, ovvio. È comunque ovvio. bisogna, cioè comunque sapere che tu stai dando tutto perché vada bene quel progetto, perché tu Certo. magari oggi sei l'allenatore, ma domani se le cose vanno male, sai già che magari potresti non esserlo più. Certo, ovvio. Sì.
bisogna essere sempre al massimo, così come l'atleta, Sì. anche l'allenatore. Certo, ovvio, ovvio. Non ci si può chiudere nel proprio orticello. Purtroppo oggi un allenatore ha un talentino, riesce a fare qualcosa di buono e pensa di aver capito e cerca di tenerselo stretto nel proprio orticello. No, bisogna Ma non comunque. funziona così, non funziona così. Ecco perché perdiamo il 90% dei nostri talenti. Tutte le nostre medaglie giovanili, la maggior parte, le perdiamo. Ed è impensabile. Non possiamo vincere da giovani e non vincere da grandi. È impensabile. Non funziona così. Però. Tu nelle categorie giovanili comunque hai Zero. 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 Mai vinto nulla, mai ottenuto un record, mai niente. Niente. Solo te. Il mio primo titolo italiano, secondo anno juniores. Che comunque categoria giovanile, non è che. Sì, vabbè, ma titolo italiano, non parliamo di europei, Ah, mondiali. ok, No, no, titolo no, mai italiano. partecipato a ginnastica piuttosto che giochi olimpici giovanili, no, mai, mai, mai. A No, a parte che mi sa che non esistevano ancora gli parte euro. manco di no, le ginnastiche esistevano, le ginnastiche, mi ricordo, esistevano, mai partecipato. Ok. Non ho mai avuto un record giovanile, non ho mai avuto. Questo fa capire come il mio lavoro, come, che lavoro è stato fatto su di me, di crescita lenta ma continua nel tempo, perché l'atletica inizia a 18 anni, a 19, 20. No, Ma ma la comunque maggior parte dura dei fino ai finisce. 40, dura. Oggi si Ma, può arrivare ai 40. certo, ma Se tu non avessi fatto salto triplo, che disciplina avresti fatto? sempre nei salti perché comunque le mie capacità, le mie qualità erano capacità esplosive, elastiche, quindi difficilmente mi sarei potuto allontanare troppo dai salti, onestamente. Quindi Forse lungo, velocità. triplo, alto, sì, ero veloce ma non velocissimo, comunque sia io le leve lunghe, difficile, ma i salti e basta, penso. Nel 2021 tu ti sei ritirato con un video su YouTube. Sì, bravo. Quando è stato il momento esatto in cui hai detto basta? E c'è stato un giorno preciso? Sì, certo. Allora, il mio sogno era quello di partecipare alla mia sesta Olimpiade. Poi purtroppo è arrivato il Covid Ah, e mi ha Tokyo, fermato. quindi Tokyo, Tokyo. Bravo. E nel 2020 ci ha fermato a tutti, ha fermato il mondo. Beh, sì, io È chiaro auguri. che per me, è chiaro che per me che avevo già 43, 2, 3 anni, mi 43, ricordo, 44 3, anzi. 44, un anno significava 10. Sì. Perché poi crescendo un anno non è un anno, un anno diventa, non nell'atletica io parlo, un anno diventa 2, 5, 10 Beh, esponenziale, poi sì. cresce. E quindi quell'anno, adesso non ti voglio dire che io quell'anno sarei riuscito ad andare alle Olimpiadi, ma secondo me avevo buone chance. L'anno dopo che sono ripartito, quindi dopo il Covid che sono ripartito cercando quindi di qualificarmi nel 2021, il mio corpo era cambiato troppo. In più nel frattempo avevo subito un intervento chirurgico alla schiena perché avevo un problema alla schiena, quindi ho dovuto in qualche modo mettere mano alla mia schiena, cosa che Ok. non avrei voluto fare prima, ma ho dovuto fare. E quando sono ripartito ho fatto fatica. Poi ho avuto un periodo di tempo tra dicembre, gennaio, febbraio, dove le cose incominciavano ad andare bene e incominciavo a crederci. Ad un certo punto però, a marzo, aprile, è come se il mio corpo abbia deciso di spegnersi e quindi ogni stimolo che davo non funzionava più. Ho provato a riposare, ho provato a spingere, ho provato a cambiare tante cose nel mio allenamento, ma mi rendevo conto che non avevo più quelle risposte e quei risultati che riuscivo pochi mesi prima. Quindi a maggio sono arrivato a un bivio dove mi sono detto: devo provare a gareggiare per qualificarmi a Tokyo o a prendere le scarpette al chiodo. Ho cercato di essere lucido, mi sono detto: non sono competitivo, non posso chiudere la mia carriera saltando poco, penso che non sia giusto. Ci ho provato fino ad oggi, non ci sono riuscito perché poi nello sport, nella vita, si vince, si perde, si riesce, non si riesce, bisogna essere anche lucidi a capire. E io ho detto oggi mi fermo, lascio l'atletica. Beh, è stata una decisione, immagino, Però sofferta. ci ho provato fino alla fine, ci ho provato fino a quel giorno che ho messo quel video, poi in pochi giorni ho montato quel video, ho montato con le mie idee, con gli occhi di mia figlia, con la Sì, sua diciamo. fantasia, e niente, bello così. Beh, anche il bello dell'atletica, comunque, che non hai avuto rimpianti, comunque la tua straordinaria carriera l'hai avuta. Sì, no, no, certo, come dicevo prima, io non ho rimpianti, dormo sereno, credimi. Beh, sì, comunque alla fine hai vinto tanto,
Sì, ho vinto abbastanza, non ho vinto tutto, tutto, ho vinto abbastanza, ma è ecco, quell'abbastanza che mi fa sentire bene, che mi ha dato grandi soddisfazioni e che mi rende orgoglioso, sono fiero di quello che ho fatto e felice. Tu hai gareggiato anche al Golden Gala, immagino, Sì, più di sicuramente qualche volte. volta, bello. Com'è Gareggiare a Roma, gareggiare? poi, la mia città, è qualcosa di unico, senti il calore della gente, senti anche se l'Olimpico è grande, è difficile riempirlo, ma comunque, sono esperienze che tutti dovrebbero fare, che consiglio a tutti. Beh, io sono stato a vedere più di qualche volta il Golden Gala. Io ricordo dei mondiali dell'87, dove i miei genitori mi accompagnavano a vedere i mondiali dell'87, A87 erano chiamati, ricordo ancora. Ho dei ricordi, sono passati tanti anni, ma ho dei A ricordi Roma unici. A nell'87, Roma, sì, i sempre. mondiali a Roma dell'87. Ok. Quindi, sono cose che rimangono per tutta la vita, Sì, penso. sta vita. Io per esempio quella prima volta che ho visto il Golden Gala è stato bellissimo. Cioè, io ci sono Certo. stato l'anno scorso anche. Speravo di vedere Marcel, poi ha rinunciato, ho visto Sì. Gigo, ho visto Sì. saltare. Hai mai Sì. vinto il Golden Gala? Sì, tu sì. No, mai. Mai vinto il Mai. Golden Gala? No, mai vinto con Golden Gala. Ma è difficile vincere delle tappe della Diamond League, anzi allora Sì, si chiamava Golden League, si Golden chiamava League, anche. sì. La Diamond League negli ultimi anni è nata, diciamo. Sì, ma gli ultimi 7-8, questo non ricordo Esatto. manco. Sì, Com'è viaggiare per il mondo sempre con la valigia in mano? Comunque trascuri la tua famiglia in un certo senso. no, trascuro no, non mi sento trascurarla perché No, nel comunque c'è un senso stai rapporto. poco tempo rispetto a quanto ne Sì, vabbè, vorresti ma dare. però si racchiude tutto in poco tempo, quindi tutti in pochi mesi si racchiude tutto lì, si Beh, racchiude, sì. quindi non è tutto l'anno sono fuori, non è tutto l'anno No, in no, 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 giro, quindi. no, no, ovviamente no. È bello e faticoso perché è bello perché comunque si gira il mondo, è bello, si vedono tante cose, si vedono culture diverse, abitudini diverse, si fa tanta esperienza, si cresce molto perché si continua a crescere. È faticoso perché mai come quest'anno ho faticato veramente tanto. Beh, vuoi che quest'anno è stato un anno particolare perché abbiamo viaggiato in Cina, poi abbiamo viaggiato in America, quindi andare dall'altra parte del mondo due volte nell'arco di 15 giorni è stato impegnativo per me. Pensa per Andy per gareggiare, mi dico. Beh, sì, perché comunque dovevo affrontare jet lag, certo, comunque poi certo. con i trattamenti che si fai dopo pre ogni gara, Sì, non è allenamenti, facile. Non è tutto. facile, però anche in questo siamo bravi, abbiamo tante esperienze e riusciamo a gestire anche questo. Tu pensa che a Eugene siamo arrivati 14 ore prima della gara, siamo arrivati a Eugene perché abbiamo avuto problemi con il visto, voli, va bene? Siamo Beh, arrivati sì, 14 ore prima. Siamo partiti da io ho visto. qui, siamo partiti da Roma, abbiamo ritirato il visto giovedì alle 14 e siamo partiti venerdì mattina alle 4 e mezza. Di Siamo notte. arrivati lì venerdì pomeriggio alle 5 e sabato mattina alle 11 ha gareggiato. Quindi per farti capire quanto l'impresa quanto è ancora più grande. E comunque ha vinto la Diamond League. Bravo. 17 metri, 43. sempre. Comunque misure Sì, stratosferiche. ripeto, poi battendo il campione del mondo Zango, c'è una grande concorrenza, ma in Purtroppo tutta ai la tecnica, in mondiali tutti non ha gli potuto sport. gareggiare. Com'è? Purtroppo, ai mondiali purtroppo Eh non ha no, potuto. purtroppo no, vabbè, ma è normale, lo sapevamo, lo Beh, sappiamo, sì. Vabbè, è giusto che sia così, ma per carità, ma ci mancherebbe. l'anno prossimo c'è Parigi comunque. Sì, certo, a Parigi ci saremo, non ti preoccupare. Anche perché ho letto che comunque l'autorizzazione arriverà qualche 3 giorno prima. agosto. 3 agosto. 3 agosto e la qualificazione, ho letto che Il c'è il 7 7 agosto, il agosto. 7. Finale Tutto bisognerà. calcolato, tutto calcolato. Perfetto. Ci sono le prospettive per una Beh, medaglia. certo. Beh, è Comunque. chiaro che dobbiamo pensare in grande. Andy poi è fatto così, Andy non si accontenta mai, Andy è un leone, combatte fino alla fine, ha fame di vittoria, è un grande campione, ma è campione anche nella mentalità, è campione anche nel non accontentarsi mai, anche se vince, anche se fa il record, lui non si accontenta mai, troppo si Beh, è assicura. giusto. Certo, L'ossessione batte il talento, ma il batte il talento talento, bravo. senza la testa non è niente. Nulla, bravo. Ma in tutte le cose è così. Io lo vedo anche nel mio piccolo università. Se non c'è la testa, non vedo nessuna parte. È Ci serve ovvio. metodo, applicazione e tutto. Certo, bravo, proprio così. Allora, ultima domanda prima di Vai. lasciarci, anche se. Stare qua a chiacchierare Sì, ancora
Il consiglio che daresti a un giovane ragazzo che vuole intraprendere la carriera d'atleta? Allora, il consiglio è semplicissimo. Ci sarebbero più consigli, però diciamo che il primo elemento è quello di non avere fretta. Oggi purtroppo la società, il Sì. nostro mondo ci dice di correre, di correre, di correre. Sì, bisogna correre e saltare ovviamente, ma bisogna avere tanta calma, perché il nostro sport, il nostro gioco, che poi comunque deve essere considerato sempre un gioco, sempre un divertimento, questo che sia chiaro, ha bisogno di tempo. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha la pozione magica, nessuno ha l'allenamento segreto. Il nostro corpo ha bisogno di tanti stimoli che nel tempo ci possono portare a fare cose straordinarie. E dico sempre questo, che se ci sono riuscito io, e come ho detto prima, non ho vinto nulla in età giovanile, non ero un fenomeno da bambino, ci possono riuscire tutti. Quindi va bene prendere l'esempio di Fabrizio da grande, ma forse non è neanche giusto, perché non si può vincere a 40 anni, bisogna vincere a 20 anni, a 25. E non pensare di vincere a 15-16, però. Beh, sì. Quindi bisogna vincere quando è giusto, aspettare che il nostro corpo e la nostra formazione sia completa, ma forse questo è più un consiglio per gli allenatori che per gli atleti, ovviamente. E quindi rispettare i ragazzi, ai ragazzi non avere fretta, credere nei propri tecnici, nei propri allenatori, e se si sbaglia, non importa. Si ritenta, si ritenta, si ritenta. Io 5 Olimpiadi, una medaglia. Beh, anche Jimbo, due Anche Olimpiadi e un Jimmy. infortunio, però alla Certo. fine è salito lì sopra. Certo, diciamo l'importante è rialzarsi sempre una volta in più, Beh, sì. questa è la cosa più importante. E soprattutto andare al campo sempre con il sorriso, non deve essere un peso, non deve essere una sofferenza, non deve essere, No. non è questo lo spirito. Molto spesso si usa la parola sacrificio, bisogna utilizzarla con moderazione, Non è un perché sacrificio. posso capire sacrifici, vabbè, ma sacrifici nella vita sono altri, il nostro Sì, non è un stavo sacrificio, dicendo. il nostro è un divertimento, una fortuna. Io mi sento il ragazzo. Passatemi il termine perché mi sento sempre ragazzo. Vabbè, sì. Il ragazzo più fortunato del mondo, ho fatto la cosa più bella del mondo per tutta la vita, l'atleta. E oggi mi sento ancora atleta perché è così, la mentalità rimane quella dell'atleta. L'atletica, lo sport mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato, ma nella vita di tutti i giorni. Mi ha dato una famiglia, mi ha dato un lavoro, mi ha dato una serenità, mi ha dato dei valori, mi ha dato veramente tutto. E questo dobbiamo capire dello sport. Non sono i social, non sono i soldi, non è la macchina, non è il telefono. Non è questo, è quello che c'è intorno allo sport. Lo sport Sono i è valori che ti lascia. certo, i valori di vita, nella vita che ti lascia. È come si dice, lo sport è maestro di vita, è proprio così. Quindi non guardiamo gli altri, perché poi il vicino è sempre più vero, no? Perché gli altri, perché quello, perché. Pensiamo a noi stessi, concentriamoci su noi stessi, seguiamo la nostra strada e prima o poi qualcosa di buono arriva per tutti. Certo, grazie mille ancora per questa chiacchierata, è stato un piacere immenso. Grazie a te, è Grazie, stato un piacere. grazie. Complimenti a te per quello che stai facendo e per quello che fai per l'atletica, perché comunque il nostro mondo ha bisogno anche di te, di voi ha bisogno. Continua così perché vedo che ci metti il cuore e la passione anche tu, un po' come ce la mettiamo noi. E con la speranza di vederci presto, chissà anche dal vivo, di conoscerci dal vivo, di prenderci un caffè insieme. Magari, sarebbe un vero privilegio. Grazie mille Fabrizio. Grazie a te. Grazie. Ciao ciao. Ciao, ciao a Ciao a tutti, ciao, tutti. grazie. Ciao, Grazie. ciao, ciao.